io non voglio fargli una domanda, io gli chiedo di dimostrare che l'Italia è degnamente rappresentata. In un paese civile chi sbaglia va a casa. Si aspettava questa parata mediatica sulla città e si aspettava qualcuno che difendesse di più la nostra città. Quello era ovvio. Scusa, Davide, uno che viene da Scampia di Cosa del Napoli, camorrista per te. Uno che si chiama Gerry Agaroli. Ok, poi loro, questi ultras, non si sanno rappresentare, si presentano male. Mi hanno dato un libro, un dossier di cui non dicono che loro sono contro i poliziotti, io esprimo il mio cordoglio alla signora da Cina. Loro dicono una cosa più grave, io appartengo a una generazione che queste cose non esistono. Loro dicono semplicemente che questo signore è innocente. Si riapre il processo, si dia un segnale di grande classe nostra in questo paese, si applicano le leggi. Ci penso la mamma di Ciro, lei non vuole vendetta, ha fatto un appello alla mondialità. Infatti noi facciamo, allora, io innanzitutto invito tutti i tifosi che hanno a cuore questa città a dare un'amministrazione di grande civiltà. Vogliamo due giornate pacifiche. Noi non odiamo, nel nostro DNA non c'è l'odio, però c'è un profondo senso della giustizia. Noi non vogliamo vendetta, noi vogliamo giustizia per Ciro, per gli altri due ragazzi feriti, per Scampia e per questa città. Napoli è una delle culle della capitale. Nel Settecento, quando parecchia gente viaggiava nelle canoe, nelle paludi, questa era la terza città del mondo. Noi abbiamo un sacco di guai, ma siamo una grande città e oggi qua siamo a difendere l'orgoglio di essere napoletani. E io aggiungo, io non sono, non vado allo stadio. Difendiamo anche il diritto della gente di andare in Cuffa B per divertirsi. Ho amici, docenti universitari, intellettuali, che vanno allo stadio con cappella e sciarpa in Cuffa B e sono persone assolutamente civili. Diamo un segnale di civiltà, non vogliamo vendere, vogliamo giustizia, li vogliamo in galera, non allo spedale. Io mi auguro che lui esca prima di mio nipote dall'ospedale, per vederlo a Regina Celi per almeno 20 anni, così impara. Noi siamo, ripeto, noi siamo qui, non è previsto comizio niente. Noi siamo qui perché vogliamo che le televisioni facciano vedere una Napoli civile, perché noi siamo una città civile e sono civili anche quelli che vivono Forza Napoli. Io oggi voglio dire solo mio nipote lo sapete, è un tifoso del Napoli, era l'unica sua passione. Io gli ho lanciato un invito, oggi non fare il gioco. Fai il giocatore, tira un gol, tira il gol della vita. Fammi sentire che stai bene, grazie. Bravo.